Per quanto riguarda la situazione attuale del Venezia, è arrivato Bisiolo, una nuova punta. Come penserà di inserirlo? Bisiolo lo conosciamo bene perché era qui con noi fino a settembre, quindi è solo da farlo integrare. Poi comunque domenica abbiamo l'ultima partita di andata, poi avremo tutta la sosta per cercare di rifarlo integrare ancora nell'organico, e poi da gennaio sarà sicuramente a completa disposizione e poi valuteremo più avanti. Ci sarà purtroppo un'assenza importante, quella di Piano, molto probabilmente. Sì, il Piano è stato lasciato libero, è stato svincolato, quindi da oggi non fa più parte del gruppo e andremo avanti con quelli che siamo e vediamo se si arriva qualcun altro in questi giorni. Qual è il clima della squadra all'indomani della sconfitta che avete subito contro l'Union Quinto? Guardi, sono appena arrivato dal rientro, ieri abbiamo fatto riposo, quindi devo ancora entrare nello spogliatoio, devo capire un attimino la situazione. Chiaro che quando arrivi da una sconfitta c'è subito la voglia di ripartire, c'è subito la voglia di arrivare la domenica prossima e cercheremo di caricarci bene perché comunque è l'ultimo sforzo che dobbiamo fare prima della sosta, quindi dobbiamo far bene già contro una squadra forte come il Pordenone. A proposito, parliamo di Pordenone. Lei la conosce? Ha avuto già modo di vederla all'opera? Sì, Pordenone è un'ottima squadra, ha dei giocatori importanti, è una squadra collaudata, una squadra esperta. Sicuramente in tutti i settori ha dei giocatori di categoria, giocatori anche di categoria superiore, e quindi ha un organico che sta facendo abbastanza bene. Domenica ha battuto con una gran partita all'Este per 3-0, quindi ha avuto un po' di flessione nelle altre partite nell'ultimo periodo, ma domenica si è riscattato bene, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto dura perché comunque in organico il Pordenone ha un grosso telaio. Rispetto invece alla sua squadra, che reazione si aspetta che abbia, soprattutto dopo la sconfitta rimediata in quel modo a Quinto? Ma la reazione deve essere come tutte le volte che abbiamo perso, nel senso che abbiamo voglia di riscattarci, voglia di mantenere la prima posizione, perché comunque per fortuna le altre squadre sono state bloccate, quindi dobbiamo anche considerare che abbiamo avuto anche fortuna e il mezzo bicchiere pieno e quindi di conseguenza guardiamo avanti e sicuramente vogliamo riscattarci perché la prestazione di domenica è da cancellare subito e da ripartire.